Per RKO Cordio, come stai? Eccoci, bene, bene, molto bene. Ci siamo incrociati anche a Bari. È bello che ci sia questo legame, no? In qualche maniera con la Puglia, un po' perché insomma hai girato un bellissimo video a Brindisi, c'è il legame con Ermal Meta, c'è anche la tua partecipazione a Meraviglioso Modugno a Polignano, quindi un sacco di cose. Però parlando di te come artista, ecco, come hai mosso i primi passi? Allora, io ho mosso i primi passi in realtà come tanti, costretto da mia mamma a studiare musica, perché studiare musica nelle famiglie un po' borghesi, la mia non è una famiglia ricca, però borghese forse sì, e allora la mia mamma aveva proprio il desiderio che io studiassi. Io non avevo nessuna voglia, perché non ero un bambino obbediente affatto. Però poi è riuscita, probabilmente dentro di me c'era una sensibilità predisposta. Ho cominciato così e poi ho subito espresso questa mia intenzione creativa. Ho scritto le mie prime canzoni proprio a 13 anni, quindi, da appena ho cominciato a studiare. Ecco, com'è avvenuta invece la collaborazione con Ermal? Ma quella è venuta in modo assolutamente casuale, perché io lo incontrai a Taormina in spiaggia. Dopo, lui era venuto in Sicilia per vedere il concerto di Damien Rice e io ero invece andato al mare e ci siamo incontrati. Io sono un grande fan della Fame di Camilla, il suo primo gruppo, e con la mia fidanzata timidamente andammo a fargli i complimenti. E siccome Ermal è un ragazzo molto di cuore, molto semplice, ci siamo fermati a prenderci un aperitivo, a farci il bagno. E io non avevo... tutt'oggi, malgrado sia diventato famoso. Sì, infatti lo è tutt'oggi. E niente, da lì devo dire è nata questa amicizia, che poi è diventata una collaborazione, perché ha prodotto il mio album, ma in un modo completamente casuale. Cioè, io sono andato a fargli complimenti. Per me doveva durare 20 secondi quell'incontro, e dopo 5 anni siamo a sentirci al telefono per il disco. È una cosa abbastanza... Penso che il suo apporto non sia stato invasivo. No, perché lui comunque è un musicista che non è un cantante, normalmente è proprio un artigiano della canzone, e quindi lui ha fatto con me quello che probabilmente altri hanno fatto con lui, cioè un supervisore artistico. Lui mi ha fatto tirare fuori delle canzoni interessanti, non mi ha detto cosa scrivere. Questo lo sanno fare i maestri, e lui lo è proprio perché ha avuto un percorso artistico molto formativo. Ecco, parla invece del Paradiso. Il Paradiso è una canzone che ho scritto ispirata ad un fatto di cronaca. Praticamente io lessi questa notizia di un abuso nei confronti di un bambino da parte di un prete in un campetto dove io giocavo a calcio da ragazzino, negli spogliatoi di questo campetto. Allora non solo mi ferì la notizia, ma riuscii persino ad immaginare lo spazio in cui era accaduta, no? E questa cosa mi ha proprio talmente ferito, talmente fatto incazzare, su... hai aperto gli occhi su tutte le ingiustizie, no? che i più deboli subiscono, che siano i bambini, che chiaramente rappresentano la fragilità, incarnano la fragilità, ma come sono le persone lasciate sole, senza tetto, le persone in cerca di un paese dove andare a vivere. In quel momento mi si è spalancato il cuore rispetto a queste questioni, e ho scritto questa canzone in cui immagino che in paradiso, che per chi ci crede è il paradiso cristiano, per chi non ci crede è un posto che non è qua, ma ci sarà un posto dove, diciamo, tutte queste ingiustizie e tutte queste sofferenze troveranno una pace. Quanto è difficile secondo te, ecco, trovare un proprio spazio, no, nella discografia italiana, dato che alcune band che hanno lanciato, diciamo così, certe mode hanno un po' sdoganato tantissimi artisti, adesso le produzioni sono tantissime e spesso volentieri molto simili tra di loro. Sì, allora ti dico, secondo me non è difficile perché si è in tanti. È difficile, la cosa difficile è conoscere bene se stessi e fare la propria musica. Cioè, ci sono delle formule nella musica pop che ormai sono standard, e quando le si usa, ma io per primo ci passo, cioè quando sai che il ritornello deve avere quella cosa, quel suono, quella melodia, poi si finisce per fare tutte le stesse canzoni. E la cosa difficile non è emergere, perché così emergere è impossibile. La cosa difficile è capire perché tu sei speciale, cioè capire cos'è che tu devi aggiungere
che non c'è, e l'unica cosa che puoi aggiungere è veramente te stesso, ma il te stesso più profondo, non il te stesso imitativo. Io all'inizio, quando scrivo canzoni, imitavo Jovanotti quando ascoltavo Jovanotti, Cremonini quando ascoltavo Cremonini. Le migliori canzoni sono quelle in cui io sono vergognosamente me stesso. Quella cosa mi imbarazza, perché io mi riconosco, ma inevitabilmente crea almeno un punto di partenza. Prossimi step invece? Ho tre concerti di presentazione dell'EP che uscirà il 15 novembre, prodotto da Herman. Questi tre concerti saranno a Roma, Milano e Catania. Sarà una bellissima occasione per presentare i brani dal vivo. Ciao a tutti gli amici di RKO, è stato un piacere.